L'asilo era in via Buiamonti. Bel nome. Monti bui, oscuri di boschi tenebrosi. Perdersi nel folto all'imbrunire, spavento. Del resto, in questa via ho passato i 6 mesi più brutti della mia vita. All'asilo Leone XIII, retto dalle suore. Perché poi così brutti? Forse solo perché non ero a casa con i miei genitori. È un fatto che davvero le uniche immagini che mi sono rimaste di quel periodo sono veramente penose. Il pianto di quando mio padre ritardava nel venire a prendermi e io mi sentivo abbandonato per sempre. La rabbia di non sapere dire di no e finire per regalare un'automobilina di plastica gialla che avevo trovato nelle patatine e che mi piaceva tantissimo a un bimbo che me la chiedeva. L'umiliazione di essermi cagato addosso in classe e non avere il coraggio di dirlo, per poi venire scoperto dal puzzo e essere spedito in bagno tra le risate degli altri bimbi. In bagno ci andai, ma ormai non avevo più niente da tirar fuori. Era tutto dentro i calzoncini. Me li tolsi, mi sedetti sulla ciambella e la impiastrai tutta con le chiappette merdose.